giorni abbiamo assistito alla vergogna delle elezioni del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il Presidente del Senato, Ignazio Benito La Russa. Diciamo a loro, e diciamo in particolare a Giorgia Meloni, che non basta essere donna per stare dalla parte delle donne. Mentre c'è una guerra, una crisi ambientale disastrosa, mentre c'è un carovita che devasta singoli e famiglie, noi abbiamo dei rappresentanti che intanto ci parlano di teoria gender, che ci vogliono negare l'aborto, ci vogliono negare la 194, che fanno il saluto romano, che si richiamano ad una storia che a noi fa schifo. Oggi ci siamo vestite da ancelle, richiamando il famoso romanzo Il racconto dell'ancella, perché in quella serie TV le donne sono costrette ad una violenza da parte di un gruppo di ultraconservatori, tradizionalisti, cristiani. Sono costrette soltanto a, diciamo, ad esistere come mero oggetto riproduttivo. Le donne esistono per partorire, per stare in casa, e quello è il loro luogo dell'agibilità, è il luogo in cui vengono addomesticate. Il problema appunto è come arginare, cioè in questo momento come mettere all'angolo questa gente.